Ciao a tutti, oggi sono proprio scatenato, faccio due video, ci provo. L'informazione. Io pensavo fino a qualche anno fa, avevo questa opinione dell'informazione, che in Italia la situazione non è buona, nel senso che il governo in un modo o nell'altro ha in mano la maggior parte della stampa e della televisione, con Rai, o, beh, quando c'era Berlusconi soprattutto, Rai e Mediaset, ma anche adesso quando c'è stato il governo Renzi, la situazione non è cambiata molto. E dopo degli Stati Uniti d'America, un'opinione che sì, l'informazione lì era migliore, però magari si erano un po' a volte esagerati in alcuni aspetti e poi comunque non totalmente imparziale, ecco, questa opinione. Però poi se andavamo a guardare la situazione in Europa, prendendo la BBC, dopo tutti gli altri grandi quotidiani, tipo non so, El País, Le Monde, adesso non mi ricordo cosa c'è in Germania, e facendo un po' una media di questi, cioè leggendoli tutti, secondo me si sarebbe potuta avere un'informazione equa e bilanciata che smussasse un po' tutti i possibili, come dire, eccessi o parzialità che naturalmente ogni giornale in ogni paese può avere. E, beh, 2 o 3 anni fa ho cambiato idea radicalmente, mi sono accorto che non è assolutamente così, purtroppo, nel senso che ho constatato come anche i media europei sono in fondo molto parziali, non tanto per quanto riguarda gli argomenti che concernono l'Europa, quanto argomenti internazionali, perché comunque siamo nella sfera occidentale, per cui ogni informazione che arriva, per esempio dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Siria, noi riceviamo sempre e soltanto la versione che ci danno i mezzi occidentali. Si potrebbe pensare, ma non è vero, riportiamo anche le interviste di quelli dall'altra parte, non so, dei generali russi o di Putin o di Assad, molto raramente. Beh, sì, a volte lo si fa, però comunque sono sempre come ridicolizzate o presentate in modo tale che non siano credibili. Sempre con il commento a dire che non ci distacchiamo da quello che dicono, ve le presentiamo così come sono. In realtà quello che mi sono accorto è che vorrei cercare di farvi capire, ma so che se io stesso mi riguardassi questo video, se l'io di 3 anni fa parlassi con l'io di adesso su queste cose, probabilmente non riuscirei a convincerlo. Perché siamo stati per tutta la vita con questa idea che l'Occidente è sempre, sempre comunque nel giusto, che è difficile cambiare idea così. Infatti il mio cambio di idea non è stato repentino, non è che sono stato folgorato sulla via di Damasco. Ci ho voluto dei mesi. E io infatti non ci provo nemmeno a farvi cambiare idea, vorrei soltanto darvi alcuni spunti di riflessione, sperando che magari qualcuno di voi sia tempo e voglia di documentarsi, possa farsi un'opinione sua. Potrebbe alla fine non coincidere con la mia, però almeno penso sarà un po' diversa di quella che avete adesso.
lo farò nelle prossime volte. Adesso vi saluto. Ciao ciao.